Comunque Francesco, innanzitutto benvenuto su Zero Gradi Nord. Prima, la tua prima esperienza era stata in testo scritto, adesso siamo in video. Portofino, Nespresso Cup, ma parliamo di Coppa America. Da quando ci siamo parlati all'inizio di febbraio sappiamo qualcosa in più. Secondo te è cambiato sostanzialmente qualcosa oppure siamo ancora in work in progress? Beh, sempre domande facili. No, sicuro work in progress perché si sanno delle cose in più, ma ce ne sono ancora tante che non si sanno. Un gran lavoro, insomma, dal punto di vista tecnico l'impresa sembra proseguire bene, nel senso che stanno lavorando per sviluppare il modello di regata, acquisendo un po' di esperienza sull'acqua per capire come organizzare appunto l'evento sull'acqua. Sono sicuro, insomma, sappiamo che i mezzi sono spettacolari, velocissimi, riusciranno a organizzare un percorso magari per tenere anche le barche vicine, per magari anche un po' annullare le differenze di velocità che ci possono essere da team più forti o meno e tenere sempre la regata aperta. Però quella è la parte su cui, insomma, non ci sono tanti dubbi. E rimane così un po' da capire quali sono effettivamente i concorrenti competitivi, credo, e quali sono quelli poi solidi che arrivano fino alla fine. Nell'intervista che avevamo fatto era venuto fuori per, diciamo, la prima volta questa idea di questa Coppa America che par ritornare al tempo degli armatori. Abbiamo gli unici team sicuri al momento di essere competitivi, di essere in acqua, sono Oracle, che è supportato da Larry Ellison, e Artemis, che ha Thorbjørn Torquist. Addirittura al momento non hanno sponsor, ma c'è già un budget, si parla di 100 milioni di euro. Poi c'è Grand Dalton, che è riuscito ad entrare grazie ad un buon appoggio da parte del governo Kiwi. Gli altri stanno facendo fatica? Beh, appunto, puoi dire che il governo Kiwi sia armatore, nel senso che è diverso, sai, cominciare una campagna partendo proprio da zero, in cui tu devi mettere tutto assieme, ogni potenziale partner ti dice sì, io ci sono, però chi c'è, chi non c'è, piuttosto che partire con una base dicendo guarda, noi già abbiamo questo, quindi questo è sicuro, e poi da lì si aggiunge, che è il caso buon per loro dei neozelandesi. Per gli altri non è facile, perché se tu cerchi il supporto delle aziende in un'impresa del genere, sai, il tempo in cui ti hanno annunciato il venue, il tempo in cui ti hanno annunciato il circuito, ancora non sai la TV e tante altre cose, fa sì che magari non puoi avere l'impegno del partner. Però intanto l'orologio passa, quindi c'è chi ha avuto il regolamento di classe a settembre dell'anno scorso, ha cominciato a lavorare, e chi ancora oggi cerca i soldi. Quindi devi poi pensare, riesco a colmare il gap rispetto agli altri col poco tempo che ho davanti, quindi riesco a essere competitivo, oppure la mia impresa si trasforma in una partecipazione. Allora lì uno poi deve decidere qual è, no, se partecipo o se poi cerca di no, se pensa che può vincere, perché comunque c'è il gap da colmare con Oracle tutti, che non è piccolo. Quindi, diciamo, il discorso di partecipare alla Coppa America, secondo te, allo stato attuale è davvero difficile riuscire ad avere la meglio sul Defender? Il Defender ha un vantaggio così importante? Il Defender ha un vantaggio grosso, perché a parte l'aver già costruito la piattaforma, aver fatto già quel processo, ma secondo me il vantaggio grosso è che comunque lui è operativo da una campagna precedente, quindi ha già le persone a posto, si è rinnovato il personale, ha migliorato ancora, quindi ha la macchina in funzione. Quindi quello è il vantaggio più che il mezzo. C'è chi può sperare di colmarlo, che sono quelli che sono partiti subito a settembre, quando hanno avuto già l'idea di quello che bisogna progettare. Poi per gli altri è una bella domanda a fare, insomma, ripeto, una cosa è attaccare, una cosa è andare lì per partecipare. Beh, dice Russell Cuzzi in un'intervista a Style Magazine che, avendo diminuito da 17 a 11 il numero dell'equipaggio, c'è una sostanziale diciamo, riduzione nelle spese dei team. Per la tua esperienza è una dichiarazione, diciamo, fondata, oppure è così un po' campata in aria? Beh, se il totale dei membri del team fosse composto dall'equipaggio, quella diminuzione percentualmente ha un grosso valore, ma se l'equipaggio, come in genere, è una parte piccola del gruppo, quella diminuzione è relativamente piccolina, per cui non è quella che sposta
il budget. Se chiedi ai concorrenti oggi quanto costa, quelli grossi ti diranno che costa come Valencia 2007, se non di più. Ci sono ancora dei team che si stanno tenendo nascosti nell'ambito di questa America's Cup, ancora non hanno rivelato la propria identità. Secondo voci che si sentono in banchina, ci potrebbe essere addirittura un altro team italiano. Tu che sei comunque del settore, sei dentro queste situazioni, hai sentito qualcosa in tal senso e qual è, a tuo modo di vedere, la reale situazione dei team italiani? Ma io degli altri team italiani non parlo, perché non essendo a conoscenza dei loro fatti non sarebbe corretto. Io dico che per quello che ho cercato di fare io, ho visto che possibilità di fare una sfida competitiva nei tempi corretti non l'ho vista. E adesso quello che fanno gli altri non lo so. Nel 2007 c'erano 8 team europei su 12 partecipanti, compreso il Defender. L'Europa 2007 è cambiata moltissimo, anche l'Italia, e quindi non ne vedo sicuramente 3, non so se ce ne sarà uno e quanto poi può essere competitivo oggi. Nella precedente intervista mi avevi parlato di uno spostamento della ricchezza a livello mondiale e in effetti, come avevi previsto, abbiamo avuto le sfide dei cinesi e dei coreani, probabilmente disponibilità economica ma poca esperienza. Secondo te è un inizio oppure è una partecipazione fine a se stessa? No, in genere assumo che chi poi investa in un'operazione del genere lo faccia poi con un programma a lungo. Credo che sia una cosa positiva, questo spostamento, perché porta nuovi concorrenti, però poi alla fine quelli che partono davvero sono i team che cominciano ad assumere le persone. Quindi se vuoi andare a capire veramente chi fa cosa, devi vedere chi ha cominciato a muoversi sul mercato, a prendere personale nei diversi settori, perché sono tanti, magari altri team che oggi dicono fanno, però non hanno nessuno, e quindi lì puoi magari porti dei dubbi su se poi alla fine faranno davvero oppure sperano ancora. Solo che tu hai voglia di sperare, però l'orologio va avanti e non si ferma. Un'ultima domanda è relativa al numero di iscritti. Pare che Larry Ellison si sia impegnato con la città di San Francisco ad avere almeno 8 sfidanti, però dai conti che si stanno facendo pare ad esempio che a Cascais non ci saranno più di 5 barche in acqua, di cui 2 di Oracle Racing. Secondo te lavorerà per cercare di mantenere gli sfidanti, il Defender? Ci dobbiamo aspettare qualcosa tipo sconti sulle tasse di iscrizione, cose del genere, oppure proseguiranno lungo la strada fino ad ora seguita? Beh, già grossi cambiamenti sono stati nella procedura di iscrizione, magari nel facilitare, cioè spostare alcune scadenze in avanti, sul fatto che l'iscrizione fosse rimborsabile in caso poi eventualmente non ce la facessi. Sono tutte cose molto diverse dal passato, quindi io credo che ovviamente l'interesse del Defender è quello di avere concorrenti, però siccome poi l'iscrizione è una parte molto piccola rispetto al budget, se deve dare degli aiuti devono essere corposi per fare poi la campagna, e non so poi se sia il suo piano di gestire poi anche il resto dei partecipanti, perché quelli poi diventano dei bei soldi. Però per carità, le possibilità sappiamo che sono quasi illimitate, ma non so. Ti ringrazio molto. Figurati.